Roma, 13 settembre 2008. La notte bianca è stata l'occasione per cominciare i lavori del nostro cinedocumentario Roma, la città dei desideri. Uno spaccato della Roma di oggi ad oltre 30 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, inseguendo umilmente il discorso del poeta sui giovani e toccando alcuni temi a lui cari, come l'omologazione, la politica, la televisione, la libertà. Io penso che non sia proprio applicabile a Roma, perché meno traffico, meno gente, meno, cioè, credo che a Roma non sia proprio possibile, perché cioè, comunque sia, cioè, i mezzi pubblici sono quelli che sono, è vero, la gente sta comoda in macchina, però poi magari se uno gira per il centro, esatto, va pure bene, è sempre quello, se uno va in periferia aspetti un autobus anche 40 minuti, è 45 vero. Minuti, mezzo, un'ora. Noi, cioè, non abbiamo mai aderito a nessuna notte bianca, però, cioè non è come iniziativa la boccia, ah, ecco. Per carità, cioè. Però ma guarda qui, basta il giorno. Già direttamente sì, alla, sì. Alla parte, sì. Certo, sarebbe un'idea fare la giornata bianca. Infatti, ecco. Incontriamo Alessandro, organizzatore dell'evento Reggi per la serata al Prenestino e operativo nel centro sociale Spartaco. Contento di continuare la tradizione Notte Bianca e contento anche che finalmente si sia data un po' più di luce alla periferia. Luce in tutti i sensi, la luce delle feste culturali nei quartieri silenti e bui. Questa Notte Bianca penso sia molto differente rispetto alle precedenti Notti Bianche, intanto perché nasce dal basso, cioè le associazioni del territorio hanno fatto veramente uno sforzo reale ad organizzare questa serata. D'altro anno abbiamo anche addirittura contestato la Notte Bianca perché pensavamo che i mali di Roma non si sbiancano in una notte, che era diventata un'iniziativa la grande vetrina di Roma per attirare i turisti, che era legata molto al PIL e che si basava sostanzialmente tutta sulle spalle del precariato, anche in termini di sicurezza. Mo si fa un gran parlare di sicurezza, però noi preferiamo fare iniziative come questa qui al Parco d'Acquedotti piuttosto che vedere i carabinieri a cavallo, la polizia a cavallo, eccetera, perché la socialità è l'antidoto più forte rispetto a quello che è il degrado sociale. C'è un alto tasso, insomma, di persone che partono in galera, un alto tasso di diffidati allo stadio, un alto tasso di giovani che abbandonano la scuola. No, vabbè, poi ci vediamo e ne parliamo, cioè, bene. Non è proprio centro sociale Spartaco. Ci hanno raccontato l'odio, il disprezzo, la miseria, il dolore, la paura, il successo, l'angoscia, la natura vendicatrice. Continuano a parlare, devono parlare, riempire il vuoto, la voragine, costringe a riflettere, ci rendono ciechi, ci offrono immagini, frame dopo frame, immagine scaccia immagine, smentisce il passato, ci rassicura. Ricchezza mia, miseria tua, né santi né dannati, un passo avanti l'indifferenza, uno indietro la disperazione. L'accusa terribile dell'essere Z è che si viene ad appartenere ad una categoria. Gerardo, non più giovane, vive in una baracca sotto l'acquedotto romano da anni, ex carcerato, ex circense. Nei suoi ricordi una cena con Pasolini e un dito spezzato dal morso di un leone. Nel presente una sindrome depressiva nell'anima che lo ha aiutato ad incastrarsi nell'emarginazione. Prima si poteva vivere, davvero senza la parola si poteva vivere.
Adesso non si può più vivere. Perché? Perché non c'è più tranquillità. La sera una donna, seppure se vuole andare a mangiare un gelato, una donna, un uomo, anche un uomo, non lo si può più andare a mangiare con tranquillità. Io, cittadino italiano, sono uscito dal carcere con l'indulto e sto a dormire dentro una baracca. Gli stranieri che appena arrivano gli danno questo e quest'altro, capisci? L'80% delle famiglie non c'ha manco il pane per mangiare per i ragazzini, vecchi abbandonati alla deriva, donne che non hanno manco la possibilità di pigliare, scusa la volgarità, un paio di mutandine. Hanno promesso mari e mondi, però no, ma sa che non ci stanno più, ma non ci stanno, non ci hanno promesso, non ci hanno dato manco le colline, manco l'erba come capre. Vorrei coprire la tua bocca di baci, di baci, di baci, e dirti quando mi piaci, e poterti sul cuore. In fondo qualche tamburo e la voglia di stare insieme sono la vera risposta al silenzio. Per un buon motivo si scende ancora per strada in un assalto carnevalesco che avrebbe tutta l'energia per rivoltarlo come un calzino questo paese. Ma che rete siete? Che rete siete? Indipendente. Ah, ho capito. Che rete siamo? Indipendente. Rete vostra. Roma che non sei Roma, corona di spine di un sacro potere, assente. Indossi stoffe pagate oro, strappate al sogno di un accattone. Vegli in questa notte tra gli avanzi di una bevuta e un tappeto di ricordi. Dove nascondi le tue rovine, dove sgravi figli tuoi. Ti perdo e ti ritrovo, oh madre eterna, e come infante mi addormento fra le braccia tue, ridente. Cominciamo a domandare ai ragazzi la propria visione del futuro. Ad esempio, tu, come vedi il tuo futuro? Ma il mio futuro è difficile sempre dire una cosa banale, dire che ci sono delle insicurezze in questo paese, cioè insicurezze e incertezze più che insicurezze. E tu? Molta ansia, sì. Cosa fai ora per il tuo futuro? Non lo so, io ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, indirizzo decorazione. Mi piacerebbe sinceramente fare un lavoro da decoratrice che mi possa mantenere, stare bene, molto, abbastanza bene. Sì. Hai progetti in mente per il tuo avvenire? No, non saprei. Cerco un po' di impegnarmi per costruirmelo, non è che non riesco a fare progetti a lungo termine. Cosa intendi fare? Spero che in qualche modo troveremo una via per riuscire a fare qualcosa di nostro, fatto bene. E tu? Come lo vedi il tuo futuro? Io ci guardo comunque con speranza, cioè che devo fare? Intravedi possibilità? Vorrei andarmene, anche se comunque mi piace un sacco la città e penso che tornerei, però penso che per avere un futuro probabilmente al momento è meglio andarsene. Cambiamo argomento e cerchiamo di capire cosa ne pensano i ragazzi riguardo il concetto di omologazione. Già Pierpaolo Pasolini più di 30 anni fa ci metteva in guardia dai pericoli del mezzo televisivo, non in quanto mezzo tecnico, ma in quanto strumento del potere e potere esso stesso. Ma è proprio vero che la TV partecipa al processo di omologazione sociale? Cioè, le parole hanno un forte significato. E ora c'è un revival, mettiamolo così, molto forte. Questo è il caso di capire pienamente che significa ogni parola. Se noi parliamo lo stesso linguaggio, se c'è un'omologazione in corso, va bene. Se l'omologazione esclude la differenza, non va bene. Tu ti senti omologato? Io mi sento omologato nella misura in cui sono costretto a volte a sentirmi omologato. Per me l'omologazione può essere, va anche da tante piccole cose, il fatto di averci il vizio di fumare, averci, prendere la metro, usare tante che non è un coso, dici, fai parte di una comunità, condividi certe cose, quindi è anche bello, però purtroppo oggigiorno di comunità, essendo così tanti, vivendo in una città che è così grossa, poi io sono livornese, vengo da Livorno, quindi mi sono trasferito qui, sono rimasto un po' così sconvolto, poi pian piano ti ci abitui.
uno cerca nel piccolo di ritagliarsi quei tramezzini, quelle fettine di non omologazione, però è sempre difficile, anche perché devi venire a patti col fatto, cioè, che hai bisogno di un lavoro, hai bisogno di dire sì quando spesso e volentieri è no, e invece devi dire sì, devi stare a sentire tante persone che, cioè, che secondo te non dovrebbe essere per forza, cioè che io ti sto, non lo so, è difficile fondamentalmente. E tu cosa ne pensi? Io cerco di essere come vorrei essere, poi certo in certi atteggiamenti mi sembra di essere un po' più omologato, in altri un po' di meno, cerco un compromesso. Non credo proprio di essere, sentirmi omologato. Sì, sono attento, molto attento a quello che mi circonda, a tutte le cose che mi circondano. Sono uno dei tanti occhi diversi, perché non ci sono solo io, ma ci sono forse tanti occhi. No, fondamentalmente penso che mi sento uguale, perché comunque anche se uno non si vuole omologare più di tanto, in certi criteri, in certi crismi ci casca comunque, perché soprattutto quando si è adolescenti, nella società di adesso viene dato un imprinting, dei modi di fare, dei modi di vestirsi, e comunque anche, cioè, si è creata questa situazione a Roma che il modo di come ti vesti o come vai in giro è legato un sacco al stato sociale o alla politica, in certo senso, e si creano dei gruppi, due Rome completamente separate, per dirti. Credi che la TV sia uno strumento di omologazione? Nei miei confronti non lo è, io sinceramente la televisione non la guardo nemmeno possibile. Io penso che Pasolini ci abbia proprio azzeccato alla grande, ha proprio predetto tutto quello che infatti oggi ci circonda, insomma. Cioè è uno strumento di omologazione, e comunque effettivamente non bisogna essere ipocriti ad ammetterlo, che ha abbassato il livello culturale di tutti, e tutti in qualche modo, anche chi non vorrebbe, ne rimane soggiogato. Se sei convinta di questo, perché guardi la TV? Cioè, io personalmente lo guardo, ma sempre con quell'atteggiamento distaccato. Per me ci sono dei programmi pesantemente deleteri per i ragazzi che vengono dopo di noi, per esempio Maria De Filippi, vogliamo dire, il più banale, il più evidente. Cioè, che comunque ti dà l'impressione che possa esistere un futuro di... per essere famosi, è semplicemente una strumentalizzazione dei ragazzi che ballano, cantano. Allora perché li guardi? Come lei li guardo quello spirito di presa un po' in presa in giro, di ironia, perché comunque non lo posso prendere sul serio un programma del genere. Secondo te serve discutere di questo tema o è inutile parlarne? All'omologazione? No, il dialogo secondo me invece è proprio, diciamo, l'arma contro l'omologazione, perché è ciò che ci differenzia. Mentre apparentemente possiamo sembrare omologati, attraverso il dialogo si supera questa apparente omologazione. Ti senti libera? Abbastanza. La mente è libera, poi fisicamente le disponibilità sono quelle che sono. E tu? Sì, più di quanto si dice in giro, nel senso si dice che comunque abbiamo delle libertà negate, non sta pure a livello, insomma, politico, così. Poi in realtà facciamo un po' come ci pare, quindi sì, da un certo punto di vista mi sento libero. Poi, insomma, certe cose è più difficile, cioè, appunto, a livello proprio di futuro, se uno vuole fare del tipo di scelte in certi campi, appunto quelli culturali, quelli artistici, così, ormai qua ci ha tagliato le gambe, pure nei campi di ricerca, quindi penso proprio libero fino a un certo punto, libero di fare sì quel che vuoi finché non fai niente, poi quando si tratta di fare qualcosa di concreto magari c'è un po' più difficoltà. Ti senti libero? Beh, sì, diciamo di sì. Cosa ti scandalizza? La violenza contro, ad esempio, gli omosessuali. No, c'è sta cosa in particolare che mi colpisce particolarmente, che mi scandalizza particolarmente. Un po' l'ignoranza, sì. Cioè, nel senso, a livello di... cioè, ognuno, secondo me, è libero di fare quello che vuole, quindi c'è un certo tipo di... atteggiamenti non dà fastidio a nessuno. Certo, se quando vai a ledere nella libertà di altrui, quello sì, mi scandalizza la pedofilia, mi scandalizza gli atteggiamenti del Vaticano, mi scandalizza appunto l'ignoranza di certi posti, insomma, per esempio pure
quando si creano delle situazioni in cui c'è il popolo si ribella contro i rom o cose del genere, mi scandalizza un po' a livello così, perché insomma uno riesce a vedere soltanto a un metro di distanza se stesso. E per concludere questo nostro breve viaggio attraverso la notte romana, più o meno bianca, più o meno pasoliniana, domandiamo ai ragazzi cosa risiede in cima alla lista dei loro desideri. Cosa desideri per te e per la tua città? Ah, che si sia più, che si siano meno invasioni barbariche, diciamo. Più civiltà e poi forse tutto quello che vogliono tutti, ma che poi non si realizza mai. Penso che un primo punto principale dovrebbe essere una città più vivibile, comunque, nel punto di vista dei prezzi degli affitti soprattutto, che penso che è arrivato a dei livelli insormontabili. Chi vive a Roma soprattutto, cioè è difficile andarsene comunque da casa, e comunque, cioè, perché comunque uno si ritrova in una situazione troppo più conveniente rispetto a trovare un lavoro, un certo stipendio comunque che ti permette di pagarti casa e basta praticamente. Quindi è difficile cominciare a crearsi una vita propria. Cioè, il desiderio prima era quello che veniva, diciamo, dopo che ti avevi espletato le tue funzioni di necessità. Oggigiorno purtroppo il campo dei desideri fa tutt'uno col campo del bisogno, e quindi parlare di desideri a me sembra a volte parlare un po', cioè svalutare la parola, quindi più che desideri direi come si va avanti. Vabbè, la realizzazione, penso come tutti i giovani, quindi. Che tipo di realizzazione? No, realizzazione al di là della professione, ma che necessita anche di una realizzazione professionale. Meno violenza, sì, però violenza come cosa proprio interiore. Nella quasi totalità dei ragazzi intervistati, in cima alla lista dei desideri che riempiono questa città, ci sono molto semplicemente casa e lavoro. Ma allora in cosa sono davvero diversi? Che cosa li scandalizza, mi viene da chiedergli. Qualcuno pensa che l'omologazione sia un modo per difendersi in un mondo così violento, nascondendosi. In tanti vorrebbero emigrare, ma non sanno dove. Hanno bisogno di un posto dove rifugiarsi, dove poter sperare, dove creare, dove poter stare insieme. Forse potremmo chiedere asilo a casa di Gerardo.